Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Non crederete alle vostre orecchie, su quello che andrò a raccontarvi, no? I 5 Stelle alla follia fanno un sondaggio per aumentare le tasse. Siamo alla deriva del populismo di Maiano, Grillino. Con 327 voti sul sito del Ministero dell'Ambiente, decidono di alzare le tasse sul diesel. Una botta da 17 miliardi, deciso da 237 sconosciuti al grande pubblico. 327 persone consultate via internet dal ministro dell'Ambiente hanno deciso che il prezzo del gasolio alla pompa di benzina presto aumenterà. Voi direte che cosa, che cosa? Eh sì, non è uno scherzo, non è un pesce di aprile perché siamo al 14 di settembre, ma è l'ultima follia della democrazia diretta dei tanto cari grillini. Quindi non è il Parlamento che decide, il Senato, i ministri, ma un sondaggio che ha coinvolto un gruppetto di persone, perché se voi questo gruppetto di persone lo guardate in percentuale sul popolo italiano, è lo 0,0005. Se voi prendete le prime tre cifre è 0,00. Praticamente l'incidenza di questo numero di persone sul totale degli italiani è 0. Quindi un gruppo di persone che pesa 0 ha deciso di condizionare la politica fiscale dell'ottava potenza economica mondiale. Beh, sorvoliamo sul fatto che noi non alzeremo mai le tasse, dicevano. Lasciamo perdere, quello è un'altra storia. Beh, le accise le chiamano sulla benzina, sul diesel. Che cosa sono le accise? Dice, che stai facendo? Accise, sto facendo accise. No, le accise sono delle tasse. Sono tasse. I prezzi del carburante, delle benzine, contribuiscono sul costo finale dei prodotti. Voi sapete che tutti i prodotti che voi comprate dal supermercato, il negozio di scarpe, il ferramenta, tutti i prodotti viaggiano in qualche modo, anche se viaggiano col treno, poi dal treno con la benzina o con il diesel vanno nei negozi, con i camion, con i trasportatori. Quindi quando si alza il prezzo del carburante, qualunque esso sia, si alza il prezzo di tutti i prodotti che ci sono in commercio, ma poi soprattutto il diesel, che in Italia il diesel la fa da padrona, tutti hanno la macchina diesel, la grande maggioranza, perché una volta il diesel costava meno, è rimasta questa cosa che il diesel è conveniente, costa qualcosina meno della benzina. E così il diesel, alzare il costo del diesel con le tasse, contribuisce in maniera importante al prezzo finale dei beni di consumo. Quindi alzare le accise del carburante sono quelle tasse che non sono tasse, come dire, tu alza la benzina, ci mancano soldi, tu non alzare le tasse che se ne accorgono, tu alza un po' la benzina, non se ne accorge nessuno, ah, sarà stato il momento economico, è il prezzo del petrolio che sale e scende. Cioè, non è stato, ma è stato il governo? No, 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 il governo, ma va! E invece questi sono quei modi per recuperare i soldi che stanno spendendo coi decreti per regalare i soldi per il monopattino, il bonus vacanze, tutte quelle cose lì, quei soldi da qualche parte devono andarli a prendere. E quindi alzano le accise, cioè le tasse sui carburanti. È furbissimo così, eh? Io non alzo le tasse, alzo le accise, che è un'altra cosa, no? Le accise sono le stesse cose, si chiamano tasse, accise, o ci sono tanti altri sinonimi, imposte di qua, di là. Quindi del resto c'è una certa coerenza. A dicembre hanno alzato le tasse, dicendo invece che le avevano abbassate. Menzogna più totale. È certificata dal Parlamento che c'è un aumento delle tasse,
per 4,2 miliardi. C'è stato un aumento di 7, 7,5, una diminuzione di 2,5, 3, adesso non ricordo esattamente le cifre, però era certificato che c'era comunque tra l'aumento delle tasse da un lato e la riduzione delle tasse dall'altro, c'era comunque un bel aumento delle tasse. Quindi altro che le tasse non sono aumentate, le tasse sono aumentate e come da dicembre fino a oggi? E qui si avviano ad alzare di nuovo le tasse. Ma è ovvio, uno Stato indebitato fino all'osso, che si continua a indebitare e da qualche parte dovrà prenderli questi soldi. Capite? E chi paga? Gli italiani pagano. Ma così 327 persone, chissà poi come sono state scelte, hanno preso la decisione di aumentare le tasse. Sai, la democrazia diretta dei 5 Stelle, la base per altezza diviso 2, non so. Raggio per 3,14, la base dei 5 Stelle, o comunque queste 327 persone, no? Hanno deciso sulle tasse. Uno Stato liberale, il nostro, che certo non dovrebbe affidare a 327 persone la decisione di aumentare le tasse. Forse si apriranno nuovi scenari. Se questo governo dovesse perdere le regionali, dovesse perdere sul referendum, forse non è bello dirlo, ma questo governo potrebbe cadere e potrebbe fermarsi anche l'aumento sul prezzo del diesel deciso da questi 327 elevati. Non lo so chi li ha scelti, c'è stata una selezione, c'è stato un concorso a premi, una votazione su Facebook, non si sa da dove arrivino queste 327 persone. Magari uno di voi fa parte di quei 327 guerrieri della tassa sul diesel, chi lo sa? Forse un giorno lo scopriremo. Naturalmente, qualcosa di veramente inquietante. Un ministero che chiede a 327 italiani. Per voi dobbiamo alzarle o no le tasse? E ha vinto il sì, alziamo le accise sul diesel. Incredibile ma vero, ma non è uno scherzo. Cercatelo su Google, fate una ricerca e vedrete che troverete tanti articoli, non tanti, qualche articolo che parla proprio di questo fatto. È chiaro sto fatto? Ecco. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video che ci sono in YouTube. Grazie e buona giornata a tutti quanti.